Ciao a tutti, sono Sissi, bentornati sul canale. Quale modo migliore per uscire dalla mia convalescenza dopo il Covid se non magnare, ok? Assaggiare un po' di novità da supermercato? Ok, quindi oggi facciamo merenda insieme, si è fatta l'ora della merenda, quindi così senza neanche tanto sforzo ho trovato la Nutella vegana, ok? È uscita la Nutella vegana e l'ho trovata. La prima cosa che ho fatto quando mi sono negativizzata dal Covid è stato prima di tutto andare a fare la spesa e poi andare da Action. Ho appena registrato l'haul di Action e adesso però facciamo una bella merendina. Allora, vi dico che l'ho trovata senza neanche troppi sbattimenti perché io mi ero già inalberata nella mia testa. Dicendo, ah, adesso è uscita questa Nutella vegana, non la trovo, devo andare all'Esselunga, devo andare all'Iper, devo girare Marie Monti, ancora non stavo tanto bene, se mi sentite gracchiosa o un po' catarrina è appunto perché sono stata male la settimana scorsa e quindi ero già pronta a fare degli sbattimenti, sono andata al mio Conad di paese e si è accorto, tra l'altro si è accorto il camera dad, mi ha detto, guarda qua che cosa c'è. E niente, quindi l'ho trovata senza troppi sforzi questa Nutella vegana. Diciamo che Nutella si è data un sacco da fare in questi ultimi anni perché sta facendo uscire un prodotto dopo l'altro. Ho iniziato con i Nutella Biscuits che abbiamo provato insieme, poi ha fatto uscire i croissant, quelli surgelati alla Nutella che non abbiamo mai assaggiato insieme, quelli da riscaldare in forno. Dobbiamo porvi rimedio, chissà, nei vlogmas, magari la proveremo insieme, proveremo i croissant insieme, facciamo una bella colazione prenatale, magari. E poi che altro è uscito? È uscito il gelato alla Nutella, che anche quello l'abbiamo assaggiato insieme all'inizio dell'estate. E adesso un nuovo prodotto, Nutella, ha pensato anche ai nostri amici vegani e ai nostri amici intolleranti al lattosio e ha deciso di far uscire questo nuovo prodotto, quindi una Nutella plant-based, quindi a base vegetale. Ok, non sarà l'unica cosa, l'unica novità da supermercato che assaggeremo perché ho anche altre cose qui da assaggiare, quindi non è un video monotematico con la Nutella, ma iniziamo con la Nutella. Abbiamo due novità dolci e una novità salata, così per spezzare un po' da tutto questo cioccolato che dobbiamo mangiare oggi. Quindi prima di cominciare, io comincio a aprire, ma prima di cominciare, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciarmi un like di supporto e sentirci qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se l'avete assaggiata, se avete intenzione di assaggiarla, se non ne sentivate il bisogno oppure se siete persone che hanno problemi di intolleranze oppure amici vegani che non vedono l'ora di assaggiarla, appunto. Adesso io l'assaggerò, io non sono vegana come potete come sapete e non ho neanche problemi vari di intolleranze, quindi ho preso anche una Nutellina normale, ok, per fare un po' il confronto. È sempre chiusa allo stesso modo, ok? Allora, innanzitutto l'odore è uguale, raga. Io non ho visto nessuna recensione di altri content creator, quindi non ho nessuna influenza, non so se è piaciuta, non so se non è piaciuta, quindi questa è la mia opinione immacolata senza avere altre influenze, eh? Quindi non ho visto video di altre persone. Guardiamo appunto, mettiamo subito in confronto gli ingredienti. Allora, in quella plant-based, quindi quella vegana. Zucchero, olio di palma, nocciole un 13%, ceci, cacao magro, sciroppo di riso in polvere, emulsionanti, lecitine di soia, sale e aromi. Mentre Nutella normale, Nutellina normale, abbiamo zucchero uguale, olio di palma uguale, nocciole 13% uguale, stessa percentuale, latte scremato in polvere e qui invece abbiamo i ceci e lo sciroppo di riso, cacao magro 7,4%, stessa percentuale. Emulsionanti, lecitine di soia e però qua c'è la vanillina dentro, quindi qua abbiamo sale e aromi, qua non,
non lo so, secondo me non l'hanno scritto, però ci sarà anche del sale qua dentro. Comunque, gli ingredienti sono quasi uguali, si differenziano con appunto il cos'è che è, com'è che si chiama? Lo sciroppo di riso in polvere e i ceci. Ok, oh, dal profumo è Nutella questa, eh. Allora, questo non si apre adesso. Prendiamo il coltello. Coltello. Allora, alla vista il colore. Colore alla vista. Fatemi vedere. Mi sembra uguale. Stesso colore. Odore. Mi sembra più nocciolosa questa. Non so se è perché è più grande il vasetto e riesco a ficcarci bene tutto il naso. Però questa non sente quasi di nulla, mentre questa ha un buon profumo. Ok, va bene. Due cucchiaini, uno per la Nutella normale e l'altro per la Nutella vegana. Abbiamo anche il pane, per farci il panino. Allora, io andrei di assaggio. Voi la Nutella la mangiate da sola, così a cucchiai, o la mettete sul pane? Io non sono una grande consumatrice di Nutella, però mi sto dando alla causa e devo assaggiarla. Sa di ceci? Sa di legumi? Assaggiamola subito. Ci sarà qualche differenza? Il profumo è buonissimo, eh. Il profumo veramente così a naso. Anche se ho avuto il Covid, non mi è andato via né olfatto né gusto, anzi, cioè non mi è passato neanche l'appetito, cioè ho più fame di prima praticamente, e quindi penso di essere attendibile con i miei assaggi. Assaggiamola. Molto dolce, buona. Non capisco. Mi serve un altro assaggio. È a temperatura ambiente, sono tutte e due a temperatura ambiente. A me sembra Nutella. È morbida. Fa caldo. Adesso assaggiamo quella normale. Cambiamo cucchiaino per evitare le contaminazioni. Tanto non badiamo a spese, tanto pulisco io. Questa sembra un po' più densa. Sembra un po' più densa questa. Il sapore è leggermente diverso. La Nutella normale sembra leggermente più intensa. Più intensa, più, non voglio dire nauseante, però ricca, molto ricca. Invece questa è molto dolce. È più. È meno densa, però non so perché, se appunto è perché state a tutte e due alla stessa temperatura, quindi boh, sembra più liscia questa, più liscia, meno densa. Molto buona comunque. Quasi quasi preferisco questa. Questa qui, quella normale. Sapete, no? Il gusto della Nutella molto a mani in faccia, ok? Questa è più densa, più nocciolosa. Tanto sono già tutta sporca di cioccolato. Più densa, più nocciolosa. Questa è un pochino meno intensa, molto dolce. Infatti abbiamo un 45 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto. La mia nutrizionista sarebbe felicissima. Mi aveva detto di quando per leggere le etichette che lo zucchero accettabile nei preparati era massimo 12 grammi per 100 grammi.
Qua abbiamo 45,4 grammi di zucchero per 100 grammi, il quadruplo praticamente della dose raccomandata dai nutrizionisti. Ottimo. Ma ce lo vogliamo fare un panino con la Nutella? Io voglio assaggiarlo anche col pane. Sono tutte e due molto buone. Quindi questa qui è una validissima alternativa per chi è vegano e per chi ha problemi soprattutto. Allora, io direi di fare così. Facciamo due fette. Una con la Nutella. Abbiamo anche due coltelli perché ve l'ho detto. Cioè, oggi non badiamo a spese con le cose da pulire. Allora, ne facciamo una con una fetta con appunto abbondante, con la Nutella vegan e una fetta con la Nutella normale. Poi io le taglierò a metà queste fette e una metà la assaggerò io. E l'altra metà, senza dire qual è, gliela farò assaggiare alla persona più schizzinosa che io conosca al mondo, che è il Camera Dad, e vediamo se trova delle differenze, soprattutto. Vediamo se si accorge su qual è la Nutella normale e qual è la Nutella vegana. Che poi, tra l'altro, queste Nutelle se le dovrà mangiare lui. Perché io poi, dopo questo video, sì, magari l'assaggio di tanto in tanto, però non sono una consumatrice di Nutella accanita. Sembra che così spalmandola, cioccolato dappertutto, sembra appunto che la Nutella vegana sia leggermente più chiara. Non so se si può vedere bene in camera, ma ha una sfumatura più chiara questa rispetto a questa. È leggermente più chiara. Mi sto sporcando tutta di cioccolato, raga. Lo sapevo io che era messi messi questa roba. Praticamente questa l'abbiamo finita facendo una fetta di pane e un cucchiaino da assaggiare. Ok. Allora, io farei che quella normale, per capire, la tagliamo così. Ok, quindi ho tagliato in questo modo la fetta. Ok, gli esperimenti. Mentre quella vegan la tagliamo così. Ok, quella vegan l'ho tagliata in questo modo. Prendo uno Scottex anche perché. Ora, prima assaggiamo noi e dopo andiamo a sentire l'opinione della persona più schizzinosa che io conosca. Allora, inizio con quella vegan. Ah, però pane Nutella, pane Nutella, eh. Boh, secondo me non si sente la differenza. Cioè, così sul pane poi non sa di ceci. Pieno di cioccolato, raga. Buona. Sì, in overdose di zuccheri pomeriggio. Per pulire la bocca, cosa possiamo utilizzare se non l'estate zero al limone? Cioè, Nutella, estate, cioè, qua abbiamo i grandi nomi degli snack italiani. Vado di quella original. Quell'original è più ricca. Cioè, proprio bisogna avere un palato sopraffine come il mio, però. Per sentire la differenza, è un po' più
Ricco è il termine esatto, però a me quasi quasi mi piace di più quell'altro, ve lo dico. Molto dolci tutte e La Nutella, la Nutella. Va bene. Vado a fare il test al camera dad. Lui non vuole essere ripreso, quindi torno a riportarvi quello che mi dice. Allora, incredibile ma vero, ma il camera dad ci ha azzeccato in pieno immediatamente e ha indovinato subito qual era la Nutella originale dalla Nutella vegana, però ha detto che è molto buona anche questa. Cioè, subito ha assaggiato prima, perché io gliel'ho messa lì così, gli ho detto una è normale, l'altra è vegana, non ti dico quale sono. Ha assaggiato, ha preso istintivamente quella originale prima, il pezzo di pane con quella originale. L'ha assaggiata e ha detto: questa è la Nutella originale, subito. Poi non gli ho detto niente, ha assaggiato anche l'altra e ha confermato: ha detto no, quell'altra è l'originale, questa è quella vegana, ma è molto buona anche questa. Quindi la differenza è veramente minima. A me quasi quasi mi piace di più questa. Questa è proprio Nutella nutellosa, ok, quella originale. Quella vegan è, secondo me, io la trovo leggermente più delicata, ma. Proprio veramente bisogna avere il palato sopraffino. Se uno ve lo mette lì con la comparazione, ancora ancora. Però se uno vi dà il pane così con la Nutella vegana e dice pane Nutella, è pane Nutella. Allora, andiamo avanti perché sennò parliamo 3 ore di Nutella e si potrebbe anche fare. Altra novità da supermercato che ho trovato sono questi nuovi snackini di Gran Pavesi che io avevo comprato questi da portare al mare per il viaggio. Poi alla fine non abbiamo fatto lo snack durante il viaggio, ma abbiamo fatto la colazione, però ce li siamo magnati tutti lo stesso. Quindi questi sono dei crackerini, sono degli snackini salati, crackerini. E ci sono in vari gusti, c'è cioè quello normale, quello alla paprika, quello al pesto e leggo qua dietro che c'è anche quello sfoglie crispy con pepe lime. Io questo non, quello con pepe lime non l'ho mai visto al mio supermercato, ma se lo trovo è da assaggiare anche questo. Sono pacchettini, il sacchetto per intero si presenta così e dentro ci sono 6 pacchettini da 30 grammi, giusto? Sì, esatto, sono 30 grammi, un po' pochini, ok, questi sono ideali per dare ai bambini da portare a merenda a scuola, mammine pancine non venite contro di me, tra l'altro questi qui io li ho scansionati anche con Yuka e hanno il bollino verde degli snack, quindi è ottimo. Allora, io mi sono magnata praticamente tutto il pacco di quelli alla paprika perché quelli alla paprika sono. È il mio gusto preferito. Sanno esattamente tipo di patatine San Carlo alla paprika, ma solamente che sono pane, panificato, ok? Sono crackerini, non sono fritti, sono al forno, probabilmente. Sì, cotti al forno, c'è scritto anche grande come una casa, cotti al forno. Queste si chiamano crancine. Gusto paprika e si presentano esattamente così con il pacchetto arancione, gusto paprika, mentre questo si chiamano sfogline gusto pesto. Adesso io quelle alla paprika le ho già assaggiate. Assaggiamo le sfogline, ma le apriamo tutte e due perché ve le devo far vedere. Devo vedere che differenza c'è tra le sfogline e le crancine. Ok, vedo già la differenza. Le sfogline sono sottili, sottili, sottili. Allora. Le sfogline sono sottili, sottili, sottili. Gusto pesto. Qua dice sfogline gusto pesto. Dov'è che c'era scritto per un crack? Nuove sfogline gusto pesto, piccole nella forma e grandi nel crisp. Sfiziose e croccantissime, divise in pacchettini per snack irresistibili. Certo che 30 grammi sono. Ce ne vogliono due. Per saziarsi, però se dovete tappare un buchino che siete a scuola oppure in ufficio, eccetera, provate
Profumo è pesto. Profumo è pesto. Sapore? Buono. Dopo la Nutella, poi. Massimo. Vi viene subito in bocca il gusto del formaggio, del parmigiano che c'è nel pesto. Il basilico arriva un po' dopo, ma molto buone. Molto molto croccanti. Di sfogline ce ne sono di più che di crancine. Le crancine sono veramente poche, perché comunque vanno a peso e queste sono un po' più spesse. Mettiamole a confronto. Da assaggiare tutte e due, se vi piace sia il pesto che la paprika. Vedete, queste sono sfogline, sono proprio sfoglie di pane. Fini fini. Queste invece sono più, un po' più cracherino. Queste sono la paprika dolce. Fanno di patatine alla paprika. Ma non sono fritte. Che buoni questi snack salati. Io vado impazzisco per il salato. Faccio un po' una crancina e una sfoglina. Non saprei dire quali sono più buone perché sono buone tutte e due, sia quelle alla paprika, se vi piace la paprika, appunto, se avete in mente il gusto delle patatine San Carlo alla paprika. Queste sono uguali ma sono cracherini. A me questo condimento alla paprika delle patatine mi fa impazzire. E non è solo paprika, secondo me c'è dentro anche qualcos'altro. Devo cercare di riprodurlo per condire le mie robe. Ah, c'è dentro. Preparazione aromatica al gusto di paprika. Farina di riso, zucchero, aroma naturale, sale, paprika, cipolla, formaggio in polvere. C'è anche la cipolla dentro questa paprika. Mentre queste sono molto buone anche loro. Gustose. Molto gustose. Una bella novità di Gran Pavesi al supermercato. Adesso che inizia la scuola, che si ricomincia ad andare a lavorare, eccetera. Se cercate appunto degli spezzafame per tappare il buchino allo stomaco che vi viene. Questi sono 30 grammi, sono un po' pochi. Però appunto, per una merendina così veloce. Sono veramente ottime. Voglio trovare quelle al pepe lime. Che anche quelle ci sono le patatine pepe lime. Anche quel condimento mi fa impazzire. Ora, un'altra sorsata di tè. E andiamo avanti con le ultime novità da supermercato. Che non sono di supermercato italiano. Ma io sono worldwide. E queste vengono dalla Svizzera. Me le ha portate la mia amica dalla Svizzera. Abbiamo un grande ritorno degli Anuta, i nostri Anuta in limited edition. E abbiamo gli Anuta Regal, quindi le barrette di Anuta a coco, quindi al cocco. E abbiamo gli Anuta Originals, però in edizione limitata al tiramisù. Questi me li ha dati prima che io partivo dal mare. E mi sono dovuta frenare per non mangiarli, ok? Per aspettare l'occasione giusta per provarli con voi. Allora, mi hanno detto che gli Anuta li vendono anche a OD Store, che è una specie di spaccio dolciario, catena spaccio dolciario che c'è qui, qua, c'è a Busnago, vicino a casa mia, c'è. Io non sono ancora andata a verificare la cosa con i miei occhi, ok? Però una delle prossime volte che usciamo in missione, in un vlog possiamo andare a verificare questa cosa. Allora, eccolo qua, Anuta tiramisù, cioè io sono molto esaltata per questo tiramisù, eh. Il cocco, non lo so, infatti questo qua, le Regal al cocco, io li ho messi in frigo adesso perché fa ancora caldo.
L'altro giorno ho mangiato una barretta di Riegel normale, original, che c'avevo ancora in dispensa, ma era mezza sciolta, quindi ho paura per queste barrette, no? Sono ancora abbastanza conservate. Ok, assaggiamo prima quella al cocco e poi lasciamo per ultimo il tiramisù. Oggi stiamo praticamente pasticciando, neanche avessi fumato chissà che cosa prima di fare questo video. Però ci dobbiamo rimettere in forma dopo la malattia e quindi bisogna mangiare e assaggiare. Allora, profumano di cocco. Si sente? Mamma mia, io c'ho tutto, gli odori ce li ho ancora. Meno male che non mi sono partiti odori e sapori stavolta. C'è la crema dentro al cocco. Buoni, se vi piace il cocco, particolari. Da un altro morso, poi la lascio al camera dead. Questi per gli amanti del cocco. Pazzesco. Pazzesco. Poi proviamo invece questo Anuta al tiramisù. Ok, quindi c'è la cremina al tiramisù. Di solito qua dentro c'è tutto crema di nocciola con nocciole. Invece qua c'è la crema al tiramisù. Fatemi pulire il palato. Ah, puliamo il palato con un po' di tè, un po' di estate. Madonna, sì, infame chimica. Cioè, se voi guardate questo tavolo, come è messo, mi prendete per una stonata, veramente. Ma dobbiamo assaggiare tutti questi snack. Vedete che sorriso che ho da parte a parte? Quando mi ricapita di assaggiare tutti questi snack tutti insieme? Poi c'è ancora qua questi da finire dopo. Perché una volta che ho mangiato tutto il dolce, poi finisco questi salati. Che io il salato lo provo. Il dolce mi piace il dolce, però devo proprio aver voglia. Invece il salato mangerei salato tutto il giorno, tutti i giorni, anche a colazione. Allora, profumo. Sento un bell'odore di caffè che viene su qua. Quindi tutte cose molto profumate. Vado di assaggio, gli Anuta, per me gli Anuta originali sono i wafferini più buoni del mondo. Adesso proviamo questi qua in edizione limitata al tiramisù. La crema è delicata. Sa parecchio di caffè. Sanno parecchio di caffè e di mascarpone anche. Dolci, dolcissimi, particolari, anche questi molto particolari. Gli Anuta originali rimangono il mio primo amore, però ad assaggiare anche questi. Credo che dentro ci sia qualcosa di crunchy. Però non riesco bene a capire che cos'è. Buono anche questo. Me lo sono mangiato metà. Altro. Le altre metà dei cioccolatini le mando al camera dead. Va bene. Allora, io sono soddisfattissima, mi sento già molto meglio. Mi sento già molto meglio. Tutto quello che ho assaggiato mi è piaciuto, veramente ottimo. Appunto, se state cercando salato, snackini, nuovi snackini gran pavesi, veramente da assaggiare, molto, molto gustosi, sfiziosi. Se siete vegani o avete problemi di intolleranze, questa Nutella nuova è ottima. Poi con questo tappo verde. Cioè, a me mi fa impazzire il verde. Il verde è il mio colore, è uno dei miei colori preferiti. Ok? Quindi
Ottimo, veramente. Quindi ottima. A me, sinceramente, mettendole a confronto così, mi piace di più questa. Ok, molto, leggermente più delicata. Non molto, leggermente più delicata. Si mangia bene, soprattutto col pane. Ok? E poi, se avete la fortuna di trovare questi Anuta, sia quelli al tiramisù che quelli al cocco, soprattutto se siete un amante sia del tiramisù che del cocco, siccome sono un'edizione limitata, vanno assaggiati sicuramente. Quindi, allora, noi ci vediamo prestissimo con l'all the action, ok? Io intanto continuo la mia convalescenza e tornerò sempre più forte di prima, già mi sento molto molto meglio. E noi ci vediamo presto. Vi rinnovo il fatto di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di lasciarmi un like di supporto e di sentirci qua sotto nei commenti. Ci siamo fatti una bella merenda golosa di fame chimica, anche se non sono, ok? Ci tengo a precisarlo. E niente, noi ci vediamo prestissimo. Io vi bacio. Ciao!